Contro la leucemia oggi sono disponibili tecniche diagnostiche avanzate e cure mirate. Prossimo obiettivo è arrivare a sospendere il farmaco senza evidenza di ripresa di malattia, traguardo al quale può fornire un contributo decisivo LabNet, il network realizzato da GIMEMA, gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto, che collega i centri di ematologia e laboratori di biologia molecolare. In Italia, per fortuna, i gruppi cooperatori, in particolare il GIMEMA, con l'aiuto di un'azienda farmaceutica, la Novartis, ha ricevuto un grant incondizionato, ha sviluppato un sistema, una rete di laboratori che è collegata con i centri clinici che gestiscono i pazienti, è in grado di tipizzare virtualmente in tutti i pazienti italiani afferenti a questi centri la presenza o meno di bersagli molecolari, quindi aumentando notevolmente l'appropriatezza della terapia, in altre parole la scelta del farmaco giusto. Da circa 15 anni abbiamo dei trattamenti chiamati inibitori delle tirosine chinasi in grado di diciamo abbassare notevolmente la carica leucemica in quanto colpiscono specificatamente la cellula malata. Noi riusciamo con questi farmaci ad avere un livello di malattia così minimo che abbiamo bisogno praticamente di valutare la malattia attraverso delle indagini di biologia molecolare molto sofisticate, e attraverso queste indagini riusciamo a vedere anche le pochissime molecole di gene alterato residue corrispondendo in questo caso a una risposta molecolare della malattia. Un altro ambito dell'ematologia che beneficia dell'approccio di precisione è quello delle malattie ematologiche rare, come le malattie mieloproliferative, per le quali fino ad oggi mancavano risposte terapeutiche efficaci e che ora possono essere combattute con nuovi farmaci. La mediana di sopravvivenza nella mielofibrosi è intorno ai 5-7 anni, pertanto avevamo bisogno di farmaci. E il farmaco è stato appunto l'inibitore di JAK2 ruxolitinib, che negli ultimi 3-4 anni ha avuto numerosi studi che sono stati pubblicati, e anche la nostra AIFA ha accettato questo farmaco che adesso è disponibile negli ospedali.